questa è la mia testa, questo è il mio cuore, queste sono le mie gambe, sì, insomma, io mi rappresento, ecco. Ho soltanto scavalcato la panzina, ma io il biglietto ce l'ho, da qualche parte, ma proprio un mostro. Sì, dovete perquisirmi. Per cominciare vi dirò subito che le armi che io ho in dotazione voi ve le potete pure sognare. Fa più vittima una mia parola delle vostre mitragliette. E comunque, lo ammetto, sì, ho più volte sognato in pubblico e a voce alta. Sono scappato spesso dai luoghi comuni. Ho preso a pugni la mia sfortuna fino a farla sanguinare. Ho aiutato una prostituta ad attraversare un mare di guai. Ho dirottato un barcone di profughi a casa di Salvini. E poi ho fatto l'amore senza cintura di sicurezza a 180 km orari in autostrada. E comunque avete ragione, sì, bisogna controllare gli eccessi e i flussi dell'entusiasmo, bisogna sedare le ambizioni, appiattire le differenze, condannare l'evasione mentale, l'abuso di godere e reprimere tutte quelle piccole felicità che possono indurre un uomo a rifiutare un'ubbidienza cieca e repressiva di chi è in malafede. Adesso, se permettete, io vorrei tornare da Renato.